Benvenuti a questa nuova parte della guida di Pokémon Diamante da Crisi 94. Questa è la parte numero 47. Ok, allora, prima di tutto mi scuso di non aver pubblicato video dopo parecchio tempo, ma ho avuto delle settimane veramente piene e non ho potuto fare nient'altro. E oggi proseguiremo. Come notate, adesso la solita piccola scritta con su scritta registra di Ibercantra non c'è più, perché ho cambiato tipo di programma per registrare. Infatti sono passato da Hypercam a Cam Studio 6, Camtasia Studio 6. E adesso sto utilizzando uno dei programmi di Camtasia, ovvero Camtasia Recorder, che a quanto pare è molto semplice da utilizzare rispetto a Hypercam. Allora, iniziamo la nostra avventura. Ecco un breve riassunto della nostra agenda. Ovvero, l'ultimo video pubblicato l'ho fatto il 24 gennaio. L'ultimo allenatore che ho sconfitto è stato Vincenzo. Ho incontrato un Ponyta, ho volato verso Giubilopoli, ho usato Surf e ho ottenuto carburante. E da Giubilopoli adesso inizieremo la nostra avventura. Ok, allora, sono rimasto qua a Giubilopoli, ma devo farvi vedere un paio di cose. Allora, prima di tutto ho fatto dei grandi cambiamenti. Ho portato la mia squadra di Pokémon. Soprattutto i tre Pokémon principali della mia squadra allo stesso livello. Infatti vedrete Infermip al 44, Gastrodon al 44 e Staraptor al 44. Le mosse non sono cambiate per nessuno. Sono tutte le stesse come vedete. Ok, da qua adesso noi proseguiremo verso una nuova città, Canalipoli, dove incontreremo il nostro prossimo capo palestra. Ok, per andare a Canalipoli ci dobbiamo di per andare verso Canalipoli ci dobbiamo dirigere a est di Giubilopoli. Verso di qua, quindi. Sbagliato, è un po' più su. Verso qua, attraversando la sede della Pokédron. Ok, qua c'è un nuovo percorso. Appunto giro. Vabbè, questo non mi interessa. Ok, attraversiamo questa che sembra essere una dogana e proseguiamo verso il percorso delle 118. Ok, allora, per andare. Continuare il percorso dovremo usare Surf da questa parte, ma io ho intenzione prima di dover battere alcuni allenatori che si trovano per l'appunto da questa parte qua. Eccone uno, qua ce n'è uno. Ok, allora, io penso che utilizzerò appunto per sconfiggere l'Infermape, anche se sono dei pescatori, ma mi serve per l'appunto perché comunque il capo palestra usa Pokémon di tipo acciaio. Servirà molto il fuoco per poter ribattere. Quindi iniziamo a battere questo altro allenatore. Questo primo allenatore. Ok, non ho visto quanti Pokémon. Il primo è Gyarados, uno dei Pokémon secondo me è più resistente di tutti. Uso ruota fuoco anche se non è super efficace, ma è abbastanza. Serve soltanto per combattere. Uso Zuffa che alla fine non lo manda però non lo manda ancora KO. Il Gyarados io lo trovo uno dei Pokémon più resistenti tra tutti, anche se con pochi PS. A questo punto spero che basti un altro ruota fuoco per sconfiggerlo. No, non basta neanche. Comunque, come sapete l'ultimo video che ho pubblicato riguardava la serie lì di Movie Maker che non mi funzionava, adesso sono riuscito a risolverla. Ho dovuto, grazie ad uno youtuber, ovvero TheLink30, che ringrazio, sono riuscito a installare appunto Camtasia e ora ho la possibilità di poter fare anche video con Movie Maker, ma penso che inizierò a fare i nuovi video, i video particolari, nel senso metterò anche l'intro nella mia prossima guida, ma prima dovrò completare un'altra guida che ho messo. Che ho messo da parte per un po' perché ritenevo un po' difficile, nel senso riuscire a fare due guide è davvero una cosa veramente impegnativa. Io sono uno che quando deve fare le cose le fa con calma e le fa anche bene. La mia prima guida è stata abbastanza schifosa, nel senso che ho fatto un po' schifo perché non ero esperto. E ho avuto anche dei problemi con salvataggio, roba eccetera eccetera, cioè. Mentre la seconda andrà un po' meglio come vedete.
mentre la terza comincerà ad avere dei buoni, cioè nel senso a vedersi bene, a fare il suo effetto. Ok, a questo punto battiamo il secondo, che è questo qua. Ha 5 Pokémon Magikarp. Vediamo se riesco a fare fuori con un braciere. Probabile, molto probabile, infatti li sconfiggo. Un altro Magikarp. Sconfitto. Un altro Magikarp. Tutti allo stesso livello, pari pari. Poi Gyarados. Santo. Al 31, bello forte. Non voglio mandare KO, i fermi IP, quindi metto Staraptor. Usa Tornado. Non mi toglie quasi niente io. Adesso gli uso Area Assalto. Fa il suo effetto, dai. Ok, questa prima parte, dopo che non pubblico video da un po', il tempo se ne va alla grande. Poi c'è Magikarp. A questo punto lascio fuori Staraptor, dai. Tanto dovrebbe essere l'ultimo, infatti è l'ultimo. Sconfitto anche quest'altro. Ora proseguiamo per questa parte qua, dove penso che ci siano degli strumenti, delle bacche da raccogliere. Però prima attivo il repellente. Proseguiamo. Ah, eccoci qua. Ah, comunque mi sono sbagliato, ma l'altro ponte serve ad evitare quei due pescatori. Ma io li ho battuti comunque. Era soltanto una via di fuga. Ma fa sempre bene sfidare gli allenatori. Così da poter potenziare i propri Pokémon. Ok, Fermei ha raggiunto il 45. E cerca di imparare Turbofuoco, ma non glielo insegno perché tengo una mossa inutile. Metto in campo Gyarados, questo marinaio. Vediamo se riusciamo a sconfiggerlo. Ok, quanto vuole ha finito di Zuffa. In campo i Pokémon. Anche se sarei andato avanti a furia. Anche se avrei potuto sconfiggerlo a furia di ruota fuoco. Usa era di drago che toglie sempre 40 PS. Sono fissi. Grazie a Staraptor, Gyarados va KO. Ok, allora, attraversando qua, andando verso di qua, andiamo a Canalipoli. Ma io, dai, riesco a battere anche questo allenatore. E lo sconfiggo. Ok, è un solo Pokémon, a quanto pare, un Luxio a livello 31. Lo faccio fuori con ruota fuoco di Infernape. Sconfitto. Ok, andiamo avanti e raccogliamo queste bacche. Un'altra bacca. E dovrebbe esserci bacca mele e bacca frago. No, questa è bacca cachi. E poi una bacca frago, che è questa qua. Ok, non voglio già arrivare a Canalipoli perché la cosa mi scoccia mi scoccia la cosa di fare due parti. Cioè arrivo a Canalipoli e poi esploro le città. Quindi la faccio nel prossimo video. Ragazzi, questo video termina qui. Quindi votate, commentate e iscrivetevi. Ciao a tutti!